Nel 23° appuntamento di Senato e Cultura abbiamo deciso di celebrare uno straordinario anniversario che si radica nel nostro essere tricolore, i 170 anni della Polizia di Stato. La Polizia di Stato ha tanti volti, perché si adegua sempre ai bisogni di una società in continua trasformazione, e oggi l'impegno è verso la sicurezza, verso la legalità, che si declina in vari settori, dalla cibernetica al contrasto alla violenza di genere, dalle grandi catastrofi alle emergenze umanitarie, ma l'obiettivo è sempre lo stesso, quello di difendere i cittadini e di proteggere le categorie più deboli. E la Polizia di Stato raccoglie valori importanti, ha una fedeltà alle istituzioni e un ascolto continuo nei confronti dei cittadini, e questo la rende un presidio democratico di prossimità. E questo che cosa significa? Quell'esserci sempre, come recita il loro slogan. Io sono legata da grande affetto alla Polizia di Stato. Mio padre era un questore e io ricordo bene la sua dedizione, i suoi valori, la passione con la quale ha interpretava il suo lavoro, quella esperienza che è la stessa esperienza che ogni giorno tutti gli uomini e tutte le donne della Polizia di Stato prestano e dimostrano con quell'esserci sempre tutta la loro umanità, tutta la loro determinazione, tutto il loro coraggio. Ed è per questo che io li voglio ringraziare di cuore e voglio dedicare a loro il vostro applauso. Buon ascolto. È un momento importante perché è il momento che ci consente di ringraziare le forze di polizia e la Polizia di Stato per l'impegno che stanno mettendo in un periodo difficile, non soltanto per il nostro Paese, ma sempre con l'osservanza di quei principi democratici che è alla base della loro attività. Dio delle città e dell'immensità, magari tu ci sei e problemi non ne hai, ma qua giù non siamo in cielo, e se un uomo perde il filo, è soltanto un uomo solo. Per noi è veramente un grande onore essere qui nel cuore della democrazia, aver avuto questo invito del signor Presidente del Senato, che per noi è un grande riconoscimento dell'attività che si sta facendo, ma soprattutto dell'attività che si è fatta in questi 170 anni lunghi e, se mi permette, gloriosi della storia della Polizia. Noi due nel mondo e nell'anima, la verità siamo noi, basta così. Sono felicissimo di essere qua, onorato di essere in un posto così bello, istituzionale e importante. Poi 70 anni arrivare a fare una cosa così è comunque una buona gratificazione, ti fa sentire parte di un racconto di un'Italia che ho sempre amato e supportato con la musica.
Sono particolarmente felice e emozionata di ritornare in quest'aula che è meravigliosa, ti mette una un po' di timore ma anche tanta carica. Il presidente Casellati ha dato spazio alla cultura e ha aperto le porte di questo palazzo proprio per la musica, per il teatro, per tutte le forme comunque culturali che ci appartengono, quindi sono proprio fiera, orgogliosa di essere con la banda della Polizia di Stato, di essere al loro fianco e di interpretare tutta la ricchezza di questo grande patrimonio della canzone napoletana. Siamo venuti qui prima col CONI, adesso torno qui in veste da poliziotto. Assolutamente, la polizia per me è stato il primo grande punto di riferimento, il gruppo sportivo che mi ha permesso di diventare chi sono oggi. Mi ha dato la possibilità di fare della mia passione il mio lavoro e mi ha dato la possibilità di poterlo fare nel migliore dei modi e spingendomi soprattutto a diventare appunto il campione olimpico che sono oggi. Quindi il mio più grande ringraziamento va per primo a loro. Una stella santa chiara. Tengo cuore scuro scuro, ma perché ogni sera penso a Napoli com'era, penso a Napoli com'è. Io ho sempre raccontato la politica, il Senato da fuori. Entrarci, mettere piedi, raccontare e omaggiare la Polizia di Stato è sicuramente un grande onore, ma una grande emozione. Qui con noi c'è la banda della Polizia di Stato, diretta dal maestro Maurizio Billi. Polizia di Stato compie 170 anni, ma questo importante evento, festeggiarlo con un concerto nell'Aula del Senato, è un grande onore per noi e anche esibirci con due ospiti importanti come Serena Autieri e Red Canzian, con un programma accattivante che sarà bello con della buona musica.